Marco Rosaffio, la copertina della serata ovviamente per te. Sei salito dalla panchina, hai segnato il gol della vittoria che tiene ancora acceso questo campionato. Quindi partiamo soprattutto da che emozioni hai provato questa sera. Innanzitutto voglio partire, voglio dedicare questa vittoria e questo gol a Mauro Carretti, che è un socio della Reggiana. E poi, no, niente, sono contento. Sono contento per il gol, perché meritavamo questa vittoria per quello che abbiamo creato, per le occasioni, per il gioco, per l'intensità, l'impegno, e perché comunque ci abbiamo sempre creduto, abbiamo dato sempre il massimo in qualsiasi partita. Questa sicuramente è stata una partita dura perché avevamo un avversario forte davanti, però abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo una squadra che quando c'è da giocare sporco si gioca sporco, e quando c'è da giocare, insomma, con un bel calcio si fa anche quello. E niente, quindi sono contento perché dopo un po' di sfiga che ho avuto in quest'anno, sono riuscito a fare questo gol decisivo che continua, insomma, a farci sognare, tra virgolette. E speriamo che nell'ultima giornata il Pontedera faccia quello che deve fare, perché siamo pagati per fare i professionisti, e quindi spero che, insomma, si giochino la partita, ecco. Adesso con che spirito e con che testa si va a Teramo? Come nelle ultime trasferte, perché comunque Fermo aveva fatto una grande prestazione, nonostante comunque era una partita molto difficile. Abbiamo fatto bene con la Viterbese, abbiamo fatto anche molto bene, insomma, lì sono stati un po' gli episodi, un palo, una traversa, i miracoli del portiere a negarci la vittoria. Però dobbiamo continuare su questa strada, sotto il profilo dell'impegno, sotto il profilo della corsa, sotto il profilo, insomma, di tutto. Dobbiamo fare quello che ci richiede il mister, sempre col massimo impegno, ecco.